Le tracce prelevate intorno al cadavere del dottore Ugo Masucci sono state consegnate ai RIS di Roma. 4 mozziconi di sigaretta, un filo di cotone blu ritrovato sull'abito e un capello. Sono solo alcuni dei reperti al vaglio del reparto investigativo scientifico di Roma. Nella sede degli specialisti dell'Arma Tor di Quinto, il 28 dicembre ci sarà l'avvio degli esami irripetibili. Uno dei primi accertamenti che il PM ha delegato ai militari del RIS riguarda l'accertamento dello stub, quindi l'accertamento dei residui di polvere da sparo sulle mani del medico, quello effettuato nel corso dell'esame autoptico da parte del medico legale Carmen Sementa, per evidenziare un dato imprescindibile: il dottore ha sparato o no nella serata in cui è morto. Restano poi gli accertamenti relativi all'arma, quelli che faranno chiarezza soprattutto sulla compatibilità tra la pistola legalmente detenuta dal professionista e i bossoli rinvenuti all'interno della villa e vicino al cadavere del medico. Nel corso del sopralluogo sono stati rinvenuti 4 mozziconi di sigarette, 2 della stessa marca e 2 di una marca non definita. È molto probabile che anche questo accertamento possa essere utile per capire almeno chi si trovava all'interno della villetta di Contradarchi. Tutti elementi quindi al vaglio del RIS che il 28 dicembre avvieranno gli accertamenti, ai quali potranno prendere parte anche i consulenti nominati dalla famiglia Masucci.